serie bwin, tutti i colori della passione. Trentesimo turno di serie bwin in scena allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore, dove gli uomini di Autena cercano oggi 3 punti ossigeno contro il Gubbio di Gigi Simoni. L'ultimissimo posto per i padroni di casa a -5 dall'Ascoli, penultimo il Gubbio. Con una vittoria oggi uscirebbe dalla zona calda della lotta salvezza. Arbitra Irrati di Pistoia. Era Nocerina ad avere la primissima occasione al minuto 10. La conclusione dopo il bel controllo è di Castaldo. Attenta però la risposta di Donnarumma, come vediamo nel replay. Minuto 22, la risposta del Gubbio. E in questa conclusione di Caracciolo, bloccata a terra da Concetti. Minuto 27, ancora Gubbio in contropiede. Bazzoffia supera Rea in velocità. Ancora Concetti a dire di no agli attaccanti avversari. C'è anche un problema per Bazzoffia che lo costringerà al cambio. Rivediamo lo scontro con il portiere avversario. È costretto il Gubbio alla sostituzione. Esce Bazzoffia al minuto 28. Entra, lo vedete, Mastro Nunzio. Minuto 33, calcio d'angolo battuto corto. C'è il cross di Negro, nessuno tocca. Arriva il gol del vantaggio per la Nocerina al minuto 33 del primo tempo. Quinto gol in questo campionato per Michael Negro. Rivediamo, nessuno tocca. E il gol è direttamente dal tiro cross dell'attaccante della Nocerina. Nocerina che ha l'occasione subito per il 2-0. Ma Donnarumma è bravissimo sulla conclusione di sinistro di Merino. Minuto 38, c'è il cross di Briganti. Non perfetto Concetti, raggio Garibaldi, però sciupa e manda altissimo. Nel secondo tempo ci prova ancora per prima la Nocerina. Al minuto 2 c'è una conclusione di Di Maio, troppo centrale però per impensierire l'ottimo oggi Donnarumma. Al minuto 10 entra Lofquist che sarà determinante, entra al posto di Raggio Garibaldi, è sciupato nel primo tempo, una grandissima occasione. Contropiede di Merino, molto molto veloce, c'è il tiro a giro di destro di Negro, non riesce però ad inquadrare la porta avversaria. Minuto 29, c'è il controllo, il passaggio per Lofquist appena entrato, la sua conclusione di destro è molto potente, tutt'altro che perfetto Concetti. Arriva l'1-1 del Gubbio al minuto 29 del secondo tempo, esulta lo svedese, classe 1986, è il primo gol per lui in questo campionato, molto potente, però c'è la complicità netta del portiere della Nocerina. Minuto 37, Negro ci prova questa volta con il sinistro a giro, va davvero fuori di un soffio oltre l'incrocio dei pali, la conclusione del giocatore della Nocerina che si dispera. Minuto 48, c'è il bellissimo controllo del sinistro favoloso del peruviano Merino, stop e botta mancina per il 2-1 al minuto 48 in pieno recupero che decide l'incontro. La Nocerina finalmente torna alla vittoria grazie a questo splendido gol davvero di Merino. Nocerina che ha anche l'occasione per il 3-1 che viene sciupata in contropiede da Pagano. Finisce 2-1 per i padroni di casa che tornano finalmente alla vittoria, incamerano 3 punti fondamentali per continuare a sperare in una salvezza che resta comunque difficilissima. L'MVP è l'autore del gol vittoria, Merino.